Ben ritrovati su Molfetta Live. Oggi siamo qui per un appuntamento speciale. Siamo qui con Loredana Lezzocche, candidata per il centro-sinistra alle prossime elezioni politiche, quelle del 4 marzo, per il Senato della Repubblica. Loredana Lezzocche, innanzitutto facciamo in modo che gli elettori possano conoscerla. Loredana Lezzocche, dirò forse un'ovvietà, ma prima di tutto è una mamma e i nostri figli condizionano tutte le nostre scelte, le scelte personali, le scelte professionali, ma soprattutto le scelte per il futuro. Io sono stata figlia, mamma, sono un'imprenditrice, sono una moglie, sono stata una giocatrice e sono anche una cuoca. Il colore fucsia è quello che meglio mi rappresenta, perché rappresenta anche bene i miei tre principi: la legalità, la lealtà e l'onestà. Allora, è stata cuoca, ha parlato di questa sua passione, quindi l'occasione è propizia per chiederle, visto che una delle emergenze dell'Italia contemporanea è il lavoro, qual è la sua ricetta per risolvere il problema lavoro? Io penso che nessuno abbia la bacchetta magica per risolvere questo problema. Sicuramente possiamo partire da soluzioni fattibili e una delle soluzioni è sicuramente il lavoro a tempo indeterminato. Indeterminato significa garantire a noi aziende avere una professionalità continua e costante. Tempo indeterminato significa ai nostri giovani garantire una visione per il futuro, ma per fare questo abbiamo bisogno di sgravi fiscali e soprattutto di garantire un minimo salario per i nostri ragazzi. Parliamo di imprese e il pensiero corre velocemente a quella che viene considerata un grosso problema dell'Italia, ovvero la questione Mezzogiorno. Io sono stanca di parlare di questione del Mezzogiorno. Io ritengo che sia un problema nazionale. I nostri ragazzi hanno l'obbligo di viaggiare, di studiare, imparare nuove culture. Non vorrei più parlare di fuga di cervelli, ma di rientro dei nostri ragazzi per portare la loro formazione, i loro incentivi, la loro curiosità e noi abbiamo l'obbligo di fargli trovare un territorio fertile per poterli fargli esprimere al meglio e sviluppare le ambizioni che hanno dimostrato di avere.